Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6, prima edizione che si apre parlando dell'avvertenza bolle, dell'incontro che c'è stato a Roma, chiusura della proprietà della multinazionale americana sullo stabilimento di San Martino alla Marrucina e sul suo futuro occupazionale. Questa mattina ne ha parlato il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, che proprio ieri sera ha avuto un incontro a Roma con la proprietà dell'azienda, che ha confermato i licenziamenti dei lavoratori previsti proprio per il giorno di Natale. La Regione assicura che continuerà a lavorare per una soluzione diversa per far continuare a vivere quello stabilimento. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Ieri sera ha avuto a Roma un importante incontro sulla bolla. Ci sono delle prospettive, ci sono notizie positive per i lavoratori? No, purtroppo no. Intanto non è ieri sera, perché era ieri notte direi, visto che abbiamo finito alle 2:30 questa notte. Purtroppo si è avuto da parte dell'azienda una chiusura veramente intransigente. Devo dire che ieri era presente il governo, era presente il ministero con due direttori generali del ministero del lavoro, quindi abbiamo messo a disposizione tutte le possibili tutte le possibili proposte, a partire dall'idea di fare un anno di cassa integrazione in più per i lavoratori, per finire alla richiesta, un po' come è successo per Honeywell o per altre aziende, che mettessero l'azienda mettesse a disposizione gratuitamente il plant, diciamo, per chi volesse investire, e vi devo dire che ci sono delle possibilità. Purtroppo abbiamo avuto una chiusura sul primo punto e sul secondo punto, quindi un'azienda che ha deciso di andarsene, che fa partire una procedura, io adesso devo andare sopra a incontrarli, che fa partire una procedura che scade il 25 di dicembre, io vorrei sempre ricordare, a Natale, neanche il garbo, neanche l'umanità di evitare almeno questa data, non voglio pensare che l'abbiano fatta apposta, ma anche se non se ne sono accorti è altrettanto grave, che rifiuta di fare la cassa integrazione che pure c'è e che è disponibile, che non mette a disposizione lo stabilimento gratuitamente, dice che lo metterà a disposizione tra alcuni mesi, come se qui ci fossero delle imprese che aspettano per investire. E l'unica cosa che hanno messo a disposizione sono degli incentivi per i lavoratori che debbano andare via. Adesso il sindacato, ci incontreremo, valuterà, i lavoratori valuteranno se prendere questi incentivi, è il minimo. Quello che voglio dire è che prima di tutto questa impresa, per quanto mi riguarda, io dedicherò il poco di attività che ancora mi rimane a denunciare la vergogna di questo atteggiamento, perché veramente è Natale, non è tollerabile. E poi naturalmente, per quanto riguarda la sorte di quei lavoratori, io adesso li incontrerò nei prossimi giorni. Noi continueremo a lavorare perché ci sia un'alternativa possibile a questi lavoratori, che sono delle persone speciali. Guardate, si può dire di tutti i lavoratori, ma di questi veramente si deve dire, sono persone speciali, con un'etica del lavoro, con un attaccamento a questa impresa, una cosa commovente, e non meritano di essere trattati nel modo veramente, veramente disumano con il quale sono stati trattati. Noi comunque continueremo a lavorare. Ancora temi sindacali, ma adesso ci spostiamo a Penne. Dopo il mancato accordo tra le parti nei giorni scorsi, le rappresentanze sindacali della Roman Style questa mattina hanno sottoposto ai lavoratori le proposte fatte dalla Brioni. Le maestranze avranno tempo fino a domani mattina per decidere quale proposta accettare, se quella fatta dall'azienda oppure quella attuale. Il servizio è di Vestina News. Oggi abbiamo dato la possibilità ai lavoratori di fare un esercizio di democrazia, di andare e scegliere da soli, con la loro testa, coscientemente, cosa vogliono per il futuro. Ci sono due situazioni sul tavolo, una è quella legata alla proposta aziendale, che porta l'orario contrattuale a 34-18 ore, e l'altra è la situazione attuale, perché noi volevamo un orario di lavoro migliore, nel senso che almeno 36 ore, 40 per chi li aveva precedentemente, 20 ore per i part time, cosa che non è avvenuta. Quindi dobbiamo vedere cosa ci diranno i lavoratori. I lavoratori hanno la possibilità di votare sia oggi che domani. E non abbiamo dato indicazione di voto, abbiamo detto semplicemente le cose come stanno e le abbiamo spiegato in maniera asettica.
e quindi i lavoratori potranno scegliere senza farsi influenzare. Questo penso che sia fondamentale in un esercizio. Abbiamo avuto una difficoltà e abbiamo ancora a affrontare questa trattativa e questa avvertenza. Noi abbiamo un'azienda che praticamente chiede sacrifici solo ai lavoratori, solo agli operai. È un'azienda che non fa investimenti, è un'azienda che parla ai lavoratori, ai sindacati e anche all'intera comunità di un ripensamento, di rimodulazione dell'azienda in face on del gruppo alla fine, il gruppo Kering, quindi Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent. Il problema è uno, che il fasonismo lo si farà solo sulle spalle, sulla pelle dei lavoratori e non sulla pelle, sulle spalle dei dirigenti, dei quadri, di tutto quello che praticamente prevederebbe una struttura seria e sana del fason. Quando siete preoccupati come lavoratori che la Brioni possa finire come le tante aziende abruzzesi di cui si sente parlare in questi giorni? Guarda, la paura c'è, è inutile nasconderci che la paura c'è ed è tanta. Io ripeto, noi vogliamo scongiurare tutto questo, siamo pronti a ogni tipo di dialogo, a ogni tipo di tavolo, di trattativa. L'importante è che l'azienda non faccia più muro e non dico che deve accettare le nostre proposte o quello che noi diciamo, però che l'azienda si renda partecipe a discutere seriamente di ogni tipo di problematica che attualmente Brioni ha. Adesso due notizie di cronaca, la prima arriva da Pescara ed è un'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 3 milioni di luci a LED che immesse sul mercato avrebbero fruttato 100.000 euro e 9 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per il reato di frode in commercio. I numeri sono dell'operazione appunto Lanterne Cinesi, volta al contrasto ai traffici e alle attività illecite disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Le luci poste sotto sequestro erano prive dei requisiti di sicurezza ed erano destinate sia alla decorazione degli alberi di Natale che agli addobbi esterni dei balconi. E poi ancora un'altra notizia di cronaca che invece arriva da Scafa, arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello dell'Aquila perché deve scontare 8 anni di detenzione per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. L'ha arrestato un 48enne di Scafa dopo le formalità di rito. È stato rinchiuso nel carcere di San Donato a Pescara per 10 anni. Secondo quanto emerso dalle attività investigative, l'uomo aveva usato violenza nei confronti dei familiari abusando della figlia sin da quando la piccola aveva 8 anni. A far cessare le vessazioni era stata la moglie che a seguito di un'ennesima violenza ha fatto intervenire i carabinieri presso la sua abitazione svelando ai militari quanto accadeva all'interno del desco domestico. Andiamo avanti ora con il nostro giornale, voltiamo pagina, ci occupiamo di PSR, andiamo in Regione Abruzzo, numeri positivi per il piano di sviluppo rurale 2014-2020 presentato questa mattina dall'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, che ha anche sottolineato l'importanza delle misure messe in campo dalla Regione per le imprese agricole zootecniche delle zone terremotate. Vediamo. Assessore Pepe, il piano di sviluppo rurale 2014-2020 oggi viene presentato alla stampa, quali sono le novità, i numeri più interessanti? I numeri più interessanti sono che in questi anni abbiamo impiegato tutte le risorse messe a bando negli anni di programmazione e soprattutto per quanto riguarda il 2018 abbiamo evitato ampiamente il disimpegno e quindi la restituzione dei fondi a Bruxelles. Per anni si è scritto tanto su questo tema, sulla restituzione dei fondi a Bruxelles. Noi per quanto riguarda il settore agricoltura nulla abbiamo restituito a Bruxelles, anzi siamo andati oltre. Oggi presentiamo lo stato dell'arte del PSR 14-20 che nel frattempo ha avuto anche la vicenda terremoto da governare e da gestire. Abbiamo avuto 46 milioni di euro in più da erogare presso le comunità terremotate e su questi temi c'è stato un impegno forte del Dipartimento, delle organizzazioni professionali e soprattutto dei portatori di interesse. Un grande risultato per l'agricoltura.
dell'agricoltura abruzzese che ha tanto bisogno di queste risorse e considerate anche i risultati positivi, pensate 2015-2017, l'agricoltura abruzzese, il PIL agricolo abruzzese è aumentato del 9%. Per quanto riguarda le aree terremotate siamo intervenute con strumenti emergenziali, con la messa in campo di oltre 250 strutture mobili, stalle, fienili, magazzini, casette per gli allevatori soprattutto, e poi abbiamo erogato oltre 6 milioni di euro agli allevatori delle montagne terremotate. Questi contributi e queste strutture hanno consentito di evitare delocalizzazioni e chiusure di aziende agricole, e poi adesso con il Fondo di solidarietà, 46 milioni di euro erogato dalle altre regioni italiane, stiamo insistendo e stiamo aiutando le imprese a investire ulteriormente in quei territori così difficili. E adesso proseguiamo con il nostro telegiornale, cambiamo argomento, ci occupiamo di università. L'articolo 3 della Costituzione italiana è stato il soggetto dei cortometraggi realizzati dagli studenti teramane delle scuole. Il concorso di idee lanciato dall'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo si è concluso con la premiazione dei video più interessanti. Tania Bonici Castelli. Generiamo rispetto è il concorso di idee proposto agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della provincia dall'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo. L'iniziativa, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, ha inteso promuovere attraverso l'elaborazione di cortometraggi l'educazione al rispetto per il valore dell'uguaglianza tra soggetti, senza alcuna distinzione basata sul sesso, sulla religione, sulla razza, sulla lingua, sull'opinione politica e sulle condizioni personali e sociali, così come indicato nell'articolo 3 della nostra Costituzione. Quest'anno siamo giunti alla seconda edizione del concorso Generiamo Rispetto, destinato alle scuole medie di tutta la provincia di Teramo. Abbiamo avuto la partecipazione di nuovi progetti, tutti bellissimi, tutti a tema, perché quest'anno il concorso Generiamo Rispetto era sull'articolo 3 della Costituzione. È stato centrato l'obiettivo, i ragazzi hanno partecipato, gli insegnanti sono stati bravissimi, purtroppo i premi a disposizione erano 3, però dei bei premi, perché ricordiamo che il primo premio era di 1000 euro, il secondo di 600, il terzo di 400 euro. Il messaggio che i ragazzi delle scuole medie teramane hanno voluto trasmettere è stato quello di essere un'unica grande famiglia umana. Hanno offerto la propria testimonianza tanti giovanissimi allievi nati da famiglie straniere, ma italiani nel cuore. Denisa, qual è la tua storia con l'Italia? Allora, io inizialmente vivevo in Romania, sono nata lì, e poi però i miei genitori per lavoro, lì c'è un po' di povertà diciamo, e all'inizio volevano andare soltanto loro due per vedere com'era, e quindi sono stati un anno in Italia, io sono rimasta con i miei genitori, con i miei nonni, e poi... Quando sei arrivata, com'è stato l'impatto con un paese straniero come l'Italia? All'inizio venivo un po' criticata perché ero straniera, oppure perché avevo la pelle un po' più chiara, perché non sapevo la lingua, e io ci rimanevo male. Qual è l'articolo che ti piace di più? Magari l'articolo 3? Sì. Che cosa dice? Che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. Ce lo dice anche il rumeno? Sì. Tutti i cittadini hanno dignità sociale egale, ci sono egali in faccia alla legge, fuori di esibire di sex, razza, lingua, religione, opinioni politiche, sociale. E esercitare una repubblica di elimina ostacoli a egalità, a libertà, a azzeri. Adesso andiamo a Lanciano, dove la SASI si è dotata di un laboratorio di autocontrollo per garantire la qualità dell'acqua che esce dai rubinetti nei 92 comuni gestiti dall'ente. Vediamo. La SASI si dota di un laboratorio di autocontrollo e si affida all'esperto Tommaso Pagliani, già direttore del Centro di Scienze Ambientali all'ex Negri Sud, rilevandone parte della strumentazione tecnica. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Lanciano dal presidente Gianfranco Basterebbe assieme al direttore generale Giorgio Marone. Il SASI Lab svolgerà anche altre attività come la verifica dello stato di salute
battute dei corpi idrici, recettori degli scarichi e il supporto tecnico scientifico agli altri settori aziendali, ha spiegato Pagliani sottolineando che l'acqua sorgiva del fiume Verde che scorre nei rubinetti dei 92 comuni gestiti dalla Sasi non ha nulla da invidiare alle acque minerali comperate nella grande distribuzione. No, le acque minerali e l'acqua del Verde hanno la medesima sorgente, la medesima fonte, la medesima provenienza. E naturalmente le sorgenti della Sasi non sono purtroppo tutte come quella del Verde, che è di diciamo livello straordinario sotto il profilo quali quantitativo. Però dobbiamo dire che insomma la stragrande maggioranza della popolazione servita dalle acque della Sasi può beneficiare di un'acqua praticamente minerale, lo dico tra virgolette, perché l'acqua minerale è quella imbottigliata alla fonte. Noi non la imbottigliamo l'acqua, ma la distribuiamo praticamente come quando viene prelevata dalla maiella. Quindi è un grosso privilegio quello di questo territorio di poter avere questo beneficio, questa grande risorsa che è quella dell'acqua sorgiva. E quando ci affacciamo d'inverno alla montagna dobbiamo sempre sperare che sia innevata, perché quella è la nostra polizza migliore, vedere la vetta della Maiella o dei monti in generale innevati, perché questo vuol dire che le risorse idriche vengono mantenute sempre in carica, in piena efficienza, da un punto di vista quantitativo. E restiamo, visto che abbiamo parlato di montagna, alla montagna, ma parliamo adesso di cucina. Andiamo all'Istituto Alberghiero di Roccaraso, che è stato protagonista della rassegna Autunno Stellato. Nell'ultima giornata ospite di studenti e professori lo chef stellato William Zonfa. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Ha chiuso nel segno dell'entusiasmo la rassegna Autunno Stellato di scena all'Istituto Alberghiero di Roccaraso, ideata per consentire ai ragazzi di ricevere consigli preziosi dai grandi chef che si sono formati proprio tra i banchi e tra i fornelli di questa scuola. L'ultimo appuntamento della serie con William Zonfa, stella Michelin, tra l'altro chef del G8 all'Aquila, sua città di origine. Agli studenti ha presentato un personalissimo sandwich di pollo al rosmarino e una chitarra abruzzese rivisitata, ma l'ingrediente più importante per fare bene questo lavoro è un altro, ha detto all'attentissima platea di studenti. Di ricette se ne danno tantissime, ma questa penso sia un po' la più difficile. Sicuramente come primo input è la passione, cioè la passione è diciamo quello strumento che ti rende la rinuncia meno pesante, ecco, questo forse è importantissimo. Quello che dico loro, soprattutto a quest'età che si è un po' vivaci, un po' irrequieti, è quello di vedere molto e tenere un po' chiusa la bocca, cioè parlare un po' meno, ascoltare molto. La manifestazione conferma l'importanza raggiunta dall'alberghiero di Roccaraso e non solo a livello regionale. Grazie ai suoi tre indirizzi, sala, cucina e accoglienza, e soprattutto grazie alla presenza del convitto, l'istituto è frequentato da studenti provenienti da tutto il centro-sud d'Italia. Non è un caso dunque che i risultati della Fondazione Agnelli lo abbiano premiato, ha sottolineato il dirigente scolastico Pino De Stavola. Il convitto è la possibilità di vivere un'esperienza tra pari. Se sfogliamo qualche libro di didattica parliamo di peer education, educazione tra i pari. Il convitto è la possibilità per i ragazzini di vivere sotto la guida di un educatore, e abbiamo personale formato per la gestione del convitto, di vivere questa esperienza in modo attento e sorvegliato, tra virgolette. A questo originalissimo Open Day ha partecipato anche il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Antonella Tozza. È rimasta molto colpita dalle tante attività di una scuola che, particolare affatto secondario, offre concrete opportunità di lavoro, anche mentre si studia per conseguire il diploma. È l'occasione per ribadire che si può, attraverso la scuola,
scuola a raggiungere gli obiettivi importanti, si possono ottenere dei riconoscimenti rilevanti, ma che questo percorso debba essere fatto attraverso la scuola, che è una palestra di vita, ma è anche sacrificio, è anche dedizione, è anche cittadinanza vissuta e anche rispetto dell'altro. La lezione di Zonfa coincide con la lezione di cittadinanza che la scuola vuole portare avanti. L'Abruzzo approda e torna sul piccolo schermo grazie alla trasmissione Freedom oltre il confine, condotta da Roberto Giacobbo, che andrà in onda su Rete 4. Ci dice di più nel servizio Ludovica Pelliccioni. L'Abruzzo è sempre più presente sul piccolo schermo. Questa sera infatti alle 21.25 sulla nuova Rete 4 parte la prima puntata di Freedom oltre il confine, che sancisce l'esordio di Roberto Giacobbo in Mediaset e di altre professionalità del territorio nel campo della produzione video e televisione. Roberto Giacobbo e la Contenuti SRL, casa di produzione per la trasmissione Freedom, hanno infatti affidato il ruolo di direttrice di produzione all'aquilana di adozione pescarese di nascita Sonia Fiucci, cofondatrice della Film Commission L'Aquila Gran Sasso, che si è occupata della realizzazione di numerose ricostruzioni storiche girate in prevalenza in Abruzzo e di assistenti operatori come Antonio Germana Dorazio e varie comparse figuranti. Per la ricostruzione dell'apparizione della Madonna di Guadalupe, che vedremo nella puntata del 27 dicembre, la produzione ha girato parte della vicenda a Sassa e all'Aquila, coinvolgendo ad esempio nelle riprese il parroco e altri figuranti del posto. La prima serie terminerà per metà febbraio, ma è già prevista la realizzazione di una seconda edizione da 12 puntate. L'Abruzzo è sicuramente un territorio che è ricco di queste cose. Ricordo una volta su un sito internet si diceva quali di queste immagini sono dell'Abruzzo e quali del Tibet. Bene, molti hanno provato a rispondere, la verità è che tutte quelle splendide immagini erano solo dell'Abruzzo. E devo dire che, ringraziando la Film Commission per L'Aquila e il Gran Sasso, abbiamo ricostruito proprio in quei luoghi tanti sapori, tante emozioni che poi abbiamo incastonato in servizi anche molto diversi. La nostra Italia, e in questo caso l'Abruzzo, è piena di sorprese. E questo è sicuro, ci uniamo alle parole di Giacobbo. Restiamo nell'Aquilano, restiamo in montagna, andiamo a Campo Felice, dove sono aperti gli impianti sciistici per le festività natalizie, previsti anche numerosi eventi a cavallo fra la fine di questo anno e il prossimo. Il servizio di Infomedia News. Abbiamo aperto 6-7 impianti, da qui a sabato avremo 7, massimo 8 impianti. Maggior parte è neve artificiale, ci sono state poche precipitazioni naturali. Speriamo in una prossima precipitazione per permetterci di aprire tutta la stazione a completo. Comunque prevediamo una buona stagione, già l'inizio è buono perché già aprire a Natale per noi è importante, sono tanti bambini, le scuole sono chiuse, insomma è importante, Natale è sempre il periodo di vacanza migliore per noi. Per cui prevediamo una buona stagione anche per quest'anno. Speriamo come quella dell'altro anno, che è stata ottima, devo dire. Ci sono state innovazioni, migliorie in termini di piste, di baite, di chalet? Sì, dunque abbiamo messo un nuovo impianto che permette di prendere la pista degli innamorati senza dover prendere una seggiovia aggiuntiva che parte dall'arrivo delle cerchiare. Abbiamo allargato la pista della volpe e abbiamo potenziato l'innevamento con 30 cannoni nuovi quest'anno. Queste sono le migliorie fatte per il momento. Ci sono eventi o manifestazioni in programma per questa stagione? Sì, noi abbiamo i classici eventi sportivi, abbiamo circa 35 gare prenotate fino a livello nazionale, fino ai campionati italiani aspiranti. E abbiamo il Pinocchio, abbiamo una serie di eventi sportivi, più una serie di manifestazioni, di allenamenti e quant'altro, e poi abbiamo manifestazioni ludiche, fiaccolate e quant'altro, è tutto programmato, trovate tutto sul sito. Siamo arrivati così alla pagina dello sport, che apriamo parlando di Serie B e dunque del Pescara. Serata di gala questa sera all'Ec Hotel, dove il Delfino si ritroverà per la cena prenatalizia, considerando anche che la formazione biancazzurro osserverà un turno di riposo in campionato e di conseguenza non scenderà in campo nel fine settimana, come farà invece il resto del campionato cadetto. Biancazzurri resta
reduci dalla sconfitta nel posticipo contro il Verona lunedì sera e che nel pomeriggio sosterranno una seduta di allenamento presso il Delfino Training Center. Ieri ancora lavoro differenziato per Vincenzo Fiorillo, Ugo Campagnaro, Filippo Melegoni e Frank Canutema. Il difensore argentino, così come il portiere, potrebbero essere a disposizione nella partita del 27 di dicembre all'Adriatico Cornacchia contro il Venezia. Biancazzurri che chiuderanno il girone di andata e il 2018 il 30 alla Rechi di Salerno contro i Granata Campani prima della pausa di 3 settimane. Che porterà la B a tornare in campo tra il 19 e il 20 di gennaio. Intanto continuano le polemiche sul prossimo format della cadetteria, visto che il neopresidente federale Gabriele Gravina punta al ritorno a 22 squadre modificato dal commissario Fabricini solo qualche mese fa. Le regole scritte sono chiare, ha detto Gravina, e se non cambiamo l'accordo la B resta a 22. Il campionato a 19 squadre è stato voluto da Fabricini eccezionalmente per questa stagione, ma se non ci sarà una modifica dell'articolo 5, dunque si tornerà a 22 squadre. Lasciamo la B e scendiamo in Serie C, ma a proposito della composizione dei campionati per la prossima stagione, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto martedì sera nel corso della nostra trasmissione Pro Teramo, ha parlato dei criteri molto più stringenti relativi all'iscrizione delle squadre al torneo di Serie C ed è tornato anche sul format della terza serie, di fatto aprendo la strada a 4 promozioni e 8 retrocessioni. In Serie D. Sentiamo il servizio. Io avevo chiesto un mandato in realtà su 2 proposte concatenate. La prima ha un primo passaggio di riforma che era di andare a 20 squadre con 5 promozioni dalla Lega Pro diretta alla Serie B, 3 dirette, 2 coi playoff e 7 retrocessioni alla Lega Pro alla Serie D. Questa ipotesi era condizionata dal fatto che ci volesse la maggioranza del 75%, cioè dei 3/4. La seconda proposta che era stata fatta ieri da sottoscritto era quella che nel caso in cui non ci fossero stati quei 3/4 del Consiglio federale, il format sarebbe rimasto della Serie B a 22 squadre, 4 promozioni alla Lega Pro alla Serie B, 3 promozioni dirette determinate al primo posto e una vincitrice dei playoff, 8 retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D. La A e la B non hanno votato, non ci hanno consentito di arrivare al 75%, per cui è passata sostanzialmente la seconda proposta. Secondo me un errore gravissimo da parte della A e la B, però questo è. L'azione del presidente Gradina ha portato a una rivoluzione, non a caso uso questi termini. Sono state approvate le nuove normative relative all'iscrizione del prossimo campionato. È una rivoluzione che va a salvaguardare le società che sono sane. In che modo? Primo, ci sarà un solo momento in cui si presenteranno i documenti, non si potrà più presentare documenti aggiuntivi. Secondo, ci sono criteri dal punto di vista, faccio un esempio, se per 2 trimestri non si pagano gli emolumenti si va fuori dal campionato, le fideiussioni devono essere via le 106, via le fideiussioni assicurative non di grande livello e devono rimanere quelle relative al momento bancario. Poi ci sono una serie di parametri che riguardano la qualità imprenditoriale delle società via la parte della finanza creativa. Per quanto riguarda le questioni che ha posto, che si pongono per le club che sono 5, che non hanno presentato ancora la fideiussione, nonostante questo agosto e questo settembre andai insieme al presidente Gradina, che allora era presidente della Lega, e io segretario generale, chiedemmo al commissario di metterle fuori quelle società. Hanno voluto seguire un'altra strada, hanno voluto seguire una strada che è sofferenza per quelle 5 società e inaccettabile per il complesso delle altre nostre società. Non bisogna farmi entrare. Dal prossimo campionato questo sicuramente avverrà. Per il momento attuale noi vigileremo perché il rispetto delle società che mettono denari
che rispettano pagamenti, che fanno le divisioni buone, vanno completamente rispettati. Adesso parliamo più nel dettaglio del Teramo. Il direttore generale Emilio Capaldi e il direttore sportivo Sandro Federico fanno il punto della situazione in casa biancorossa e confermano l'intenzione di rafforzare la squadra nel mercato invernale per permettere all'allenatore Maurizi di centrare la permanenza in categoria. Sentiamoli. Ma io di solito guardo poco al passato, però senza tornare troppo indietro, a me sabato è dispiaciuto tanto perché è una partita di ottimo livello dove con un pizzico di fortuna e se nell'episodio del rigore l'arbitro come da regolamento avesse ammonito e quindi espulso il difensore che ha commesso il rigore parlavamo di altre cose, già questi erano due punti. Ma a carattere generale io credo che tre punti ci mancano e cercheremo di recuperarli diversamente, però è logico che è un campionato difficile, sabato avremo una partita altrettanto difficile, però i ragazzi ci hanno abituato che quando giocano contro squadre che sulla carta sono superiori ci danno delle buone soddisfazioni. Posso dirlo con certezza che sicuramente faremo qualcosa sia in entrata ma che in uscita, perché è normale che dobbiamo cercare di equilibrare i conti e sicuramente faremo questo, però abbiamo individuato dei ragazzi che potrebbero darci una mano, come daremo possibilità ai nostri ragazzi di avere più spazio da altre parti. Confermo che sono due giocatori che mi piacciono e non poco, insomma. Leonetti l'abbiamo trattato anche quest'estate ed era uno dei attaccanti che più in qualche modo pensavamo potessimo prendere, ma anche lo stesso Costantino lo conosciamo bene, quindi assolutamente confermo la stima nei ragazzi. Un tassello a centrocampo e uno in difesa, anche perché i nostri giovani stanno facendo molto bene e quindi vorremmo inserire alcuni elementi che siano anche con una certa esperienza, mantenendo sempre dei parametri di bilancio, quindi con qualche campionato in più sulle spalle, giocatori un po' più affidabili. È tutto per questo appuntamento con il TG6 che torna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che se volete trovate i nostri servizi sulla pagina YouTube dell'emittente sul sito www.tv6.it. Buon proseguimento con i nostri programmi.